Buonasera, bentrovati a questo appuntamento con l'appello del candidato speciale ballottaggio in diretta da Chieti. Siamo nel Teatro Giardino di Palazzo De Maio. Chiaramente, prima di iniziare questo dibattito, corre l'obbligo spiegarvi perché, il perché. Lo avete visto di una parte della platea vuota e soprattutto della sedia accanto al candidato sindaco di centro-sinistra Diego Ferrara, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Dicevo, Grazie. la sedia vuota che vedete accanto a Ferrara è perché il senatore Fabrizio Di Stefano, per impegni dovuti alla campagna elettorale, ha deciso di non partecipare a questa trasmissione. La nostra emittente ha cercato in tutte le maniere di venire incontro, proponendo anche un cambio d'orario al senatore Di Stefano, candidato per il centrodestra, ma insomma, non siamo riusciti a trovare un accordo. C'è stata, e lo ringrazio per questo, la disponibilità del dottor Ferrara a venire incontro anche qui alle nostre esigenze televisive e non solo, anche alle esigenze dell'altro competitor, però tant'è, insomma, c'è solo una parte del pubblico, quella che abbiamo riservato appunto a Diego Ferrara, manca purtroppo la controparte e ce ne dispiace. Iniziamo la nostra trasmissione, però prima di farlo presentiamo anche i colleghi che con me condurranno questo dibattito. Partiamo da Alfredo D'Alessandro del Messaggero. Buonasera, Alfredo. Grazie, buonasera. E poi Francesco Colagreco di Chieti Today. Buonasera, Buonasera. Francesco. E Stanislao Liberatore di Metro News 24. Buonasera. Grazie, buonasera, salve. E allora, abbiamo fatto i convenevoli, iniziamo questa trasmissione, questo duello che invece adesso si è trasformato, insomma, in qualcos'altro. Sentiremo soltanto chiaramente Diego Ferrara, ma lo interpelleremo in questa sorta di lungo interrogatorio di un'ora su tutti i temi di questa campagna elettorale, però ce ne sono molti da sviscerare. Prima però andiamo a vedere con Giuseppe Dintino e con la sua scheda che cosa è successo nel primo turno. Nel segreto della cabina elettorale i cittadini di Chieti si troveranno davanti a una scheda divisa a metà. Da un lato il nome di Fabrizio Di Stefano, dall'altro quello di Diego Ferrara. In cinque ambivano a diventare il prossimo sindaco del capoluogo teatino, ma al secondo turno elettorale la partita è uno contro uno. Al primo turno Di Stefano, candidato del centrodestra, è risultato il più votato, 11.159 preferenze, ovvero il 38,81%. La coalizione a suo sostegno ha avuto anche più successo, guadagnando 1.222 voti in più. Ferrara, il candidato del centro-sinistra, dal canto suo ha ottenuto 6.183 preferenze, ovvero il 21,5%. Performance questa migliore di quella della sua coalizione, che si è fermata al terzo posto dietro quella di Bruno Di Iorio, con 4.597 voti. A pesare quindi è stato il voto disgiunto, cioè la possibilità di indicare sulla scheda il candidato sindaco di una coalizione e la lista o il consigliere di una compagine diversa. Decisive per l'approdo al secondo turno anche le divisioni all'interno dei due schieramenti: il centrodestra corso senza Forza Italia e la Civica di Mauro Febbo, il centrosinistra senza Italia Viva, che ha scelto di appoggiare Di Iorio. Al ballottaggio però sarà tutta un'altra storia. I due candidati sindaco partiranno dallo 0-0 e con due schieramenti profondamente modificati. In caso di vittoria del centrosinistra, a governare al fianco di Ferrara ci sarà anche Paolo De Cesare, che ha concluso l'apparentamento. De Cesare, che al primo turno si è classificato quarto con il 12,61% delle preferenze, diventerebbe vice sindaco, mentre Manuel Pantalone, il più votato della coalizione civica, avrebbe l'assessorato alla cultura. Al posto di De Cesare ci sarebbe potuto essere Bruno Di Iorio, che aveva raggiunto l'accordo con il centrosinistra, poi sfumato nel giro di poche ore. Stavamo per siglare l'apparentamento, ha dichiarato, ma all'ultimo momento Ferrara ha cambiato idea e ora sicuramente non avrà il mio voto. Queste le parole del terzo classificato al primo turno. Ferrara potrà invece contare sul sostegno del Movimento 5 Stelle, come d'altronde già annunciato prima del ballottaggio. I pentastellati però hanno deciso di non siglare l'apparentamento tecnico.
E anche nel campo del centrodestra vi sono ingressi dell'ultima ora. L'assessore regionale Mauro Febbo si è unito alla squadra di Di Stefano, portando con sé il 7,81% delle preferenze di Forza Chieti, quarta lista più votata al primo turno. Dopo mesi di battibecco è terminata con l'accordo politico la ribellione dei forzisti teatini, ricompattando il centrodestra. Sotto il nome di Di Stefano quindi vi saranno i simboli di Lega, Fratelli d'Italia, UDC, di Abruzzo, Giustizia Sociale e Popolo della Famiglia, mentre sotto quello di Diego Ferrara i simboli di PD, Chieti per Chieti, la sinistra con Diego e Ferrara sindaco, e quelli delle liste di De Cesare, ovvero Chieti C'è, Azione Politica, La Teatinità e Chi Ama Chieti. E allora abbiamo fatto un po' il punto della situazione di quello che è successo nel primo turno e allora iniziamo il nostro dibattito, lo faccio dal collega con più anzianità di servizio, Alfredo D'Alessandro, non ti voglio dire che sei anziano, ma ti ringrazio per l'anzianità di noi. Prego. Io volevo chiedere al dottor Ferrara, ecco, proprio alla luce della conferenza stampa che c'è stata questa mattina di Bruno Diorio, sì. Intanto se il centrosinistra si è in qualche maniera ricompattato intorno alla sua figura e poi se vuol a sua volta replicare a questa tra virgolette accusa di aver rotto unilateralmente un apparentamento che Diorio sostiene fosse stato già raggiunto, diciamo almeno sulla carta. Allora, guardi, c'è stata una proposta di accordo, quindi c'è una bella differenza tra proposta e accordo, sulla quale proposta io e solo io con la mia coscienza dovevo riflettere e decidere. È stata una riflessione lunga, molto sofferta la mia, ma dopo averla fatta la decisione è che quella proposta era irricevibile per me. E se il dottor Diorio invece aveva pensato che fosse tacitamente accettata, purtroppo è un problema suo e non stiamo a sottilizzare gli orari nei quali ci siamo scambiati questa notizia. Dottor D'Alessandro, io sono del parere che la politica non è fatta solo di cifre, di numeri e di logiche a volte ciniche, ma anche di sentimenti. E il motivo della irricevibilità della proposta è che avrei dovuto accogliere nella mia giunta persone che pur ipocritamente avendo fatto il mio nome come candidato sindaco già all'inizio di quest'anno, a un certo punto improvvisamente, anche senza dirmi nulla, ricordo ancora la locandina del suo giornale, era un sabato di non so quale mese, in cui uscito di casa lessi il PD sconfessa Ferrara, quindi un fulmine a ciel sereno di cui io non sapevo niente, e quindi queste persone si sono candidate con un'altra coalizione. Perché si sono candidate con un'altra coalizione? Perché evidentemente mi percepivano come persona non carismatica, come persona debole, senza polso, e tanto lo hanno anche ribadito nell'ultima conferenza che hanno fatto, quindi ribadiscono ancora queste caratteristiche che mi danno, e nonostante questo probabilmente avrebbero voluto far parte della mia coalizione. Ebbene, proprio in nome di quei sentimenti di cui io parlavo, che per me sono fondamentali sia nella mia etica personale che politica, ho dovuto dire di no, non me la sono sentita. Allora, visto che l'abbiamo tirato in ballo Bruno Diorio e che non c'è qui e quindi non può replicare, lo facciamo replicare a distanza perché andiamo ad ascoltare quello che ha detto questa mattina, così completiamo. Io lo so quello che ha detto, quindi lo facciamo sentire ai nostri telespettatori che magari non lo hanno ascoltato. Prego. Va bene.
Iorio, quella di oggi è stata l'occasione per salutare, per ringraziare gli elettori che hanno votato la vostra lista, ma probabilmente anche per togliersi qualche sassolino dai piedi. Sì, allora, primo ringraziare che ha più valenza, perché un successo elettorale così non se l'aspettava nessuno al primo turno, avere il 20%, un personaggio che non aveva mai fatto politica e che aveva fatto coagulare attorno a sé personaggi di estrazione politica totalmente diversa. Quindi mi sento di ringraziarli, noi abbiamo fatto secondi, poi col voto disgiunto mirato a privilegiare Ferrara affinché mi sorpassasse, sono sopportati al ballottaggio, quindi primo ringraziamento. Secondo, il sassolino è una pietra, è un macigno, perché io sono stato portato a trattare con Diego Ferrara e col centro-sinistra, pur essendo un civico che non si vuole esporre, mettendo a repentaglio un'amicizia con una costola della mia coalizione, che era Mauro Febbo, che mi aveva detto rimaniamo civici, non trattiamo né con Di Stefano né con Ferrara per essere uniformi e coerenti a un certo discorso. Io invece per educazione sono andato alla convocazione di Diego Ferrara e la convocazione ha portato a una trattativa. La trattativa ci ha visto convergere su programmi, schemi, riconoscimenti del peso elettorale, c'è una convergenza totale. Allora io per correttezza chiamo Mauro Febbo e dico: Mauro, io ho raggiunto un'intesa. E lui mi ha detto: non mi fare questo, perché io come faccio a raggiungere un'intesa, anche se programmatica, su Chieti, che mi porta però a essere di sinistra? Io, se tu ti schieri là, diventi un uomo di sinistra. E allora io ho preferito schierarmi a sinistra, discutere con Mauro Febbo e etichettarmi di sinistra, perché c'era una convergenza di programmi per la mia città. Non faccio l'imprenditore, non fa niente, non faccio il politico, la mia città. Sabato sera vado a letto dispiaciuto perché avevo incrinato un'amicizia, ma molto soddisfatto perché gli altri tre della coalizione, Ricci, Marzoli e il nostro gruppo, avevano accettato a livello politico questa scelta. Domenica mattina andiamo al comune per firmare l'apparentamento ufficiale, perché così è, dove si sancisce quello programmato. Alle 11.40 Ferrara mi dice: abbiamo ripensato a tutto ciò. Cioè, peggio dell'asilo infantile, e questo non è un sassolino, è un macigno. Poi la città interpreterà perché, che è successo, non lo so. Secondo lei che è successo? I maligni amici che sanno tutto mi hanno detto che è successo, però non lo posso verificare, nemmeno se sto dietro a quello che mi hanno detto, perché ci sono tanti giochetti per depistare poi delle operazioni. Vedendo chi si è associato, penso che i Malini possono aver pure ragione, ma io non lo so, quindi non lo so se c'è arrivato un altro personaggio da Pescara che ha monopolizzato il personaggio politico, oppure c'è quell'altro giochetto che mi hanno detto gli amici miei. Io me la farò l'idea, io me la sono fatta. Certo è che, come hanno detto quelli della sinistra, avete sentito, cioè loro sono di sinistra, Ferrara aveva una coalizione di sinistra che gli si proponeva con un 20% meno il Febbo, comunque 15%, e ti carichi gente di destra, perché la vedete, ci sono ex fascisti, Missini e compagnia bella, c'è qualcosa di stranissimo in questa coalizione, non è un minestrone come gli esperti su Facebook, voi siete tanti, ecco, lavorate sui social, a Chieti i social sono gestiti da uno che fa parte di quella competizione e da gente che è vicina alla sinistra, quindi a me mi hanno solo massacrato, ero ultimo a tutti i sondaggi. E al ballottaggio chi vota Bruno Di Orio? Bruno Di Orio vota quello che vi ho detto, è implicito, no? Come faccio a votare uno che mi fa il malliscio davanti e dirmi della coltellata? Facciamo il nome. Non voto Diego Ferrara, mi sembra chiaro. Allora Ferrara, mi sembra chiaro che avrà un voto in meno, ma al di là di questo le faccio brevemente replicare, poi cambiamo argomento e entriamo invece sui nessuna temi. Nessuna replica. Perfetto, allora possiamo proseguire. Francesco Colagreco, a te. Buonasera Ferrara, venendo invece al programma elettorale, un tema molto dibattuto, soprattutto in questo periodo, riguarda i servizi alle famiglie. Sì. E mi riferisco in particolare all'assenza in città di un servizio scuolabus
gli asili nido, attualmente ne è aperto soltanto uno in via Minerno. Certo. Ecco, voi come pensate di intervenire nell'eventualità in cui dovesse essere eletto e soprattutto sotto l'aspetto della tempistica, cioè pensate di riuscire a ripristinare i servizi entro i primi 100 giorni? Assolutamente sì, noi ci siamo posti questo obiettivo tra i vari punti programmatici che vogliamo attuare nei primi 100 giorni come uno degli obiettivi principali. Tra l'altro è stato il punto prevalente su cui io ho speso buona parte della mia campagna elettorale, proprio per una particolare sensibilità derivante anche dalla mia professione sulle fasce deboli e vulnerabili della nostra società. Queste fasce che si sono allargate in maniera preoccupante in questi ultimi anni. Mi diceva un amico che attualmente alla Caritas ogni giorno nei vari punti della Caritas di Chieti si distribuiscono 1800 pasti al giorno, che sono una enormità per una città piccola come Chieti. Ma le fasce vulnerabili sono multiformi, sono caratterizzate dagli anziani. Dicevo in un incontro in un quartiere periferico oggi che tantissimi miei pazienti anziani che sono rimasti soli durante il lockdown, quindi ricevendo solo visite sporadiche e brevi da parte di parenti per l'acquisizione di medicine e di alimenti, hanno peggiorato enormemente il loro livello cognitivo, e chi era borderline per forme di demenza o di decadimento cognitivo appunto sono passati ad una forma molto conclamata. Tra l'altro, sempre parlando dei malati cronici, stiamo osservando una aumentata morbilità di questi pazienti per la difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie, sia per quanto riguarda le visite specialistiche, sia per quanto riguarda gli esami strumentali, perché gli ospedali sono purtroppo ancora vanno avanti a lavoro ridotto. Quindi anziani, malati cronici, pensate ai parenti, ai caregiver familiari di pazienti psichiatrici che sono dovuti rimanere bloccati in casa per tanti mesi perché i loro cari, i loro figli, mogli o mariti psicotici non potevano essere curati adeguatamente o accedere ai centri diurni. Pensate solamente a quanta esplosiva violenza, no, si possono formare negli ambienti domestici. E poi parlare anche delle famiglie dei disabili, che ricordiamoci bene ci hanno più volte denunciato il fatto che gli assegni per i disabili venivano dati dal comune, erogati dal comune con gravi ritardi, quando invece sarebbero dovuti essere o far parte di una semplice partita di giro, ovvero sia dalla regione, comune, questi pazienti che hanno dovuto anticipare spese a volte onerose. È chiaro che la città si è trovata anche in breve tempo a trovarsi, non dico nuda, ma quando tu chiudi 3 asili su 4, quando interrompi un servizio di scuola bus, quando chiudi dei centri di ricreazione per adolescenti e anziani, perché anche qui torno al discorso che la socializzazione facilita l'allungamento della vita, il miglioramento della qualità della vita, tu metti a tappeto una città. E allora noi, io e Paolo De Cesare, con il quale faremo questo cammino insieme per il bene della nostra città e al di là di qualunque ideologia, perché il sindaco deve essere il sindaco di tutti,
e faremo come prima cosa, cercheremo di riportare a norma tutto quello che ho detto che non è andato, quindi riusciremo sicuramente a reperire le risorse per reimmettere il servizio di scuola bus, per riaprire gli asili nido, per riaprire i centri per gli anziani. Allora, chiudiamo questo primo giro di domande con la domanda di Stanislao Liberatore. Premesso fa sempre domande cattive. È vero, sì. Deve. Premesso che come cittadino, ancor prima che giornalista, sono davvero mortificato e dispiaciuto dell'assenza del dottor Fabrizio Di Stefano, perché spiego, perché il confronto è il sale della democrazia, per cui mi spiace. Faccio, dottor Ferrara, faccio riferimento alla sua proverbiale cortesia. Lei è un uomo cortese, dei modi gentili, molto molto corretto, e le chiedo uno sforzo. Le chiedo uno sforzo tornando all'intervista che è andata in onda poco fa. Faccio uno sforzo per me. Ma c'è stata davvero, sia onesto, sia trasparente, sì, c'è stata davvero la lunga mano di un politico pescarese nell'accordo con Paolo De Cesare? Ma assolutamente, assolutamente. Questo politico pescarese, intanto diamogli un nome e cognome, parliamo di D'Alfonso? Sì, penso di sì. Perché insomma questo adesso è probabilmente sarà fino a venerdì un mantra che ci perseguiterà. Allora, qui io non devo fare professione di fede, perché se uno crede alle parole di un galantuomo, gli crede e basta. Allora, io lo conosco solo di nome, io non l'ho mai incontrato, non ho mai parlato con lui, non ho mai preso un caffè con lui, e è ovvia la strumentalizzazione, è ovvia la strumentalizzazione. Adesso devono attaccarsi a questo fatto per minare non tanto la mia buona fede, quanto addirittura la mia teatinità, diciamo così, no? Il mio radicamento a questa città, a questo territorio. Ma non ci riusciranno, non possono riuscirci, perché tutti mi conoscono. Io sono un 66 anni fa in questa città, ho fatto tutto il curriculum scolastico, compresi gli anni dell'università e della specializzazione, ho iniziato a lavorare all'ospedale di Chieti e 41 anni fa ho scelto di fare il medico di famiglia, facendo 12 ore di lavoro al giorno tutti i santi giorni, quindi mi conoscono i miei pazienti, mi conoscono tutti coloro con i quali alle 6:30 di mattina, quando vado in ambulatorio, prendo il caffè al bar, quando vado a comprare il giornale e quant'altro. Ora, dire che io sia manovrato da che ci sia un padrinaggio di qualsiasi nome è una cosa non solo falsa, ma indegna ed effettivamente nella conferenza di ieri o dell'altro ieri, devo dire che mi sono poi pentito di aver forse dato un po' in escandescenze o quantomeno di aver mostrato una forte irritazione, e praticamente mi ha fatto sorridere, e questo è un altro aspetto di agreement diciamo personale con Di Stefano, che mi sta simpatico, che devo fare, cioè, tutti abbiamo i nostri difetti, a me mi sta simpatico Di Stefano, il quale si è mi ha fatto questa battuta, mi sembra, mi hanno raccontato, perché siccome ho detto che l'avrei querelato, sì, per aver detto che ero padre, che ero il burattino di D'Alfonso, e lui mi ha detto, vabbè, mica gli ho detto che è cornuto. C'ero io, è vero, sì, ha detto così. Ha detto così. Sì, sì, sì. Quindi Fabrizio, si tranquillizzi, non lo querelo. Concludo, grazie. Prego. Ti ringrazio. Concludo sempre. Sì. Allora, che cosa l'ha spinta ad accettare l'apparentamento con la coalizione del dottor De Cesare piuttosto che con quella del dottor Di Iorio, suo collega tra l'altro?
Allora, per quanto riguarda Paolo De Cesare, intanto concorrono vari fattori. Allora, intanto fattori umani e di conoscenza familiare. Paolo è stato compagno di liceo dell'ultima mia figlia, quindi lo conosco benissimo, veniva a casa mia figlia andava a casa sua, non è che ci siamo frequentati tantissimo, ma lo conosco praticamente da sempre, da ragazzino e da bambino, conosco la sua serietà, ho conosciuto e l'ho apprezzato sia nei modi come ha condotto la campagna elettorale in maniera ineccepibile e soprattutto coerente. E ho apprezzato la coerenza anche della sua coalizione, hanno agito come una sola persona, con una organizzazione anche elettorale impeccabile. E andando a vedere i nostri programmi sembravano quasi coincidenti. Ora, poiché ho detto che nella fase seconda della campagna elettorale, cioè durante il ballottaggio, non esistono più le ideologie, poi non è che stiamo parlando né di un brigatista rosso, né stiamo parlando di un nazi skin, stiamo parlando di persone per bene, che sono state sempre per bene e hanno vissuto del loro lavoro. Io non capisco questa polemica, proprio veramente non la capisco, se non a scopo strumentale. Certo, me Paolo non ci farà litigare nessuno, questo è poco ma sicuro, andremo avanti con i nostri programmi che sono per Chieti, al di là delle ideologie, e soprattutto per un rinnovamento della politica in questa città. Circolava su Facebook ultimamente un collage di foto, non so se l'ha visto, un collage di dottor D'Alessandro l'ha visto, di foto le foto di coloro che sarebbero arrivati in giunta con Di Stefano e invece le foto delle persone che verrebbero con me nel caso fossi sindaco. Completamente, cioè di là tutti uguali di persone che stanno lì da 10 anni e forse anche di più. Noi porteremo tanta gioventù, tante persone, ma soprattutto giovani di cervello, e non avremo bisogno di affidarci a chissà chi per andare bene per Chieti, perché noi abbiamo già il materiale umano adatto. Io ho conosciuto durante questa campagna elettorale delle persone veramente splendide, e non uso le parole a sproposito, ho conosciuto persone splendide di tutte le età, ma dei giovani veramente eccezionali che saranno il futuro della nostra società e il futuro di Chieti. Dottor Ferrara, faccio un'altra domanda, mi sposto un attimo da questo argomento, sì. Perché durante lo scrutinio del primo turno è uscita la notizia di questi milioni di euro del comune di Chieti che sarebbero un buco di bilancio proprio dell'ultima ora lasciato dall'amministrazione di Primio. Ecco, volevo sapere da lei se, vista la sua esperienza da consigliere comunale, ne era a contezza di questi soldi, di questo ammanco, se il mutuo che è stato stipulato, così come ha detto il sindaco uscente di Primio, la preoccupa, se mai dovesse essere lei il sindaco di Chieti. Allora, sicuramente nei 5 anni di consigliatura abbiamo fatto come minoranza, ho fatto insieme con la minoranza delle battaglie epiche sul bilancio. Non c'è stato nulla da fare, avevano una schiacciante maggioranza, di primi aveva una schiacciante maggioranza, e nonostante il parere più volte
manifestato dei revisori dei conti che davano preoccupanti segnali di allarme, hanno voluto andare dritti per la loro strada, imperterriti. Noi sappiamo che esistono diversi milioni, non vale manco la pena quantificarli, sappiamo che esistono vari milioni di euro di ammanco e se voi ricordate ci fu anche un maldestro tentativo da parte di Primio di vendere una delle farmacie comunali per sventata fortunatamente da noi della minoranza per riportare qualche soldo in cassa senza sapere che le farmacie comunali sono la cosa più positiva che il comune di Chieti ha in questo momento. Quindi io sono consapevole che la prima cosa che farò da sindaco è quella di fare una dettagliata ricognizione delle risorse finanziarie e anche immobiliari del comune. Sono perfettamente consapevole che andrò ad alzare un coperchio di un vaso di Pandora da cui potrebbero uscire serpenti a sonagli. Mi ha mortificato l'ultima mossa che ha fatto Di Primio a fare quest'ulteriore debito che sarà spalmato negli anni e dato ai nostri nipoti. E questo atteggiamento mi ha fatto pensare che oltre ad amministrare male, mi dispiace dirlo, ma ha avuto l'intenzione di avvelenare i pozzi. Allora, proseguiamo col secondo giro di domande, ripartiamo sì. Da Alfredo D'Alessandro. Sì, dottor Ferrara, lasciamo per un attimo da parte il bilancio che comunque è anche materia tecnica. Ecco, sì. In ogni caso il prossimo sindaco di Chieti troverà tre grossi problemi oggettivi, almeno così cito a memoria, Palazzo d'Achille chiuso, un tunnel pedonale ancora da ultimare, una scala mobile chiusa e per giunta sotto sequestro. Ecco, io le chiedo qual è la priorità fra queste tre opere e come pensa, qualora dovesse diventare sindaco, di affrontare la situazione. Ma Palazzo d'Achille è un rebus, dottor D'Alessandro, sinceramente in questo momento sono molto onesto, non saprei risponderle con esattezza. La scala mobile è arrivata ad una situazione di obsolescenza, come si dice, programmata e sicuramente non è possibile rivitalizzarla, quella bisogna eliminarla e abbatterla. La prima cosa che faremo è aprire il tunnel e quindi la scala mobile, che in maniera incredibile poteva essere aperta 10 anni fa, in maniera incredibile Di Primio non l'ha mai fatta, e nonostante i proclami ultimi di inaugurazione non è mai appunto stata aperta, mai stata inaugurata. Ma quello che io e Paolo De Cesare ci proponiamo, perché il problema di Chieti attualmente, tra i tanti problemi di Chieti, è quella che viviamo ogni giorno, la viabilità e i parcheggi, e quindi il primo input è quello di dare vigore a un piano regolatore nuovo, perché il precedente è fermo a 30 anni fa, e sarà quello di implementare i parcheggi già attualmente esistenti. Per quanto riguarda quello di via Gran Sasso, in programma è quello di aumentare due piani in sotterranea per aumentare di 250 posti. Di fare e pensare anche ad un parcheggio enorme che potrebbe essere fatto in Piazza Garibaldi, sempre sotterraneo, riaprire il tunnel e migliorare quindi la viabilità anche e soprattutto nel contatto tra Chieti Alta e Chieti Bassa. Praticamente bisogna far sì che a Chieti si arrivi più facilmente, si abbiano strade migliori e si possa parcheggiare. Questo è, anche i commercianti ce lo chiedono, è un nodo importantissimo.
Proseguiamo con Francesco Colagrego. Dottor Ferrara, lei poco fa parlava dei giovani. Sì. Nella sua visione di città, cioè fra 5 anni, la Chieti che immagina, come la vede, ma soprattutto che ruolo andrebbero a ricoprire i giovani per arrestare questo trend che vede purtroppo generazioni di ragazzi di Chieti costretti spesso a dover lasciare la propria città? Lei introduce con la sua domanda un problema molto spinoso, molto importante, che è quello del lavoro, ovviamente. Mi sembra di capire che fondamentalmente è quello. E, è chiaro che il comune non può essere un erogatore direttamente di lavoro, però io e Paolo De Cesare abbiamo delle grandi idee. Allora, intanto noi rivitalizzeremo le aree dello scalo, le aree industriali, faremo in modo che ci daremo da fare nel consorzio industriale, e quelle aree dovranno essere incubatrici di aziende nuove ad alta tecnologia, per anche essere sedi di start-up e poter dare. Noi abbiamo calcolato che se venissero occupate completamente potremmo avere un'occupazione intorno alle 300 persone, che non sono certamente le 3.000 di quando quell'area era occupata dalla Marvin Gelber, dallo zuccherificio, dalla camiceria e quant'altro, però sarebbe un impulso importante. E poi vogliamo creare occasioni di lavoro attraverso il turismo culturale, che è un grandissimo volano economico. La nostra intenzione, appena insediati, è quella di creare un grossissimo lavoro, un tavolo di lavoro a cui parteciperanno tutte le associazioni culturali, le associazioni del terzo settore, la università, che è il più grande polmone culturale della città, le varie associazioni di categoria nessuna esclusa, in maniera tale da poter calendarizzare tutto l'anno eventi culturali a Chieti, perché chi è di questa città sa che quando si fa un evento la città si riempie di persone, e non solo di persone di Chieti, ma anche del circondario. Quindi noi riusciamo, io faccio l'esempio di quando funzionava lo Stellario, venivano da Pescara, da Vasto, da tutte le parti, quindi noi dobbiamo essere attrattivi. E il turismo culturale non porta benessere solo ai diretti interessati e beneficiari, che sono ristoratori, proprietari di alberghi, di B&B, ma di tutta la città, di tutta la città. E nel turismo culturale i giovani, con le loro idee, con le loro iniziative, faranno la parte da leone. Allora, la domanda cattiva di Stanislao Liberatore. Lei ha ricordato i suoi trascorsi di studente universitario. Quando io mi sono laureato a Roma, lei invece ha avuto la fortuna, l'onore, sì, il piacere di laurearsi qui a Chieti. Bene, però a quel tempo Chieti Alta era, a Chieti Alta c'erano facoltà universitarie. Non pensa che sia il caso di riportare qualche studente su a Chieti Alta? Allora, mi fa tanto piacere la sua domanda, perché mi fa tornare indietro ovviamente a quando ero ragazzo e giovane studente universitario in giro per Chieti. Ma lei Chieti la conosce bene, sì? mi ricordo il Colombo, il Vittorio. Era chiamata la piccola Perugia, Chieti, per questo.
questa intensa attività proprio giovanile. E, è chiaro che con la scelta del campus, una scelta d'altronde obbligata in quel momento, io mi ricordo che quando mi iscrissi a medicina era il primo anno in cui la Gabriele D'Annunzio aveva tutti e sei gli anni di medicina, perché i miei predecessori facevano il biennio e poi dovevano andare fuori. Io, essendo figlio di una famiglia monoreddito, non avrei mai potuto fare medicina se fossi dovuto andare fuori. Quindi io ringrazio, oltre che la mia famiglia, ringrazio anche Chieti e l'università per avermi dato questa possibilità. Oggi come oggi noi siamo del parere che una o anche più facoltà, ma umanistiche, sì, umanistiche possano tornare a Chieti. C'era, se sarò sindaco dovrò rivedere questa pratica, che chiamiamola pratica ferma, c'era il discorso di una facoltà umanistica nella Bucciante, dove secondo il progetto, oltre alla Pinacoteca, dono del mecenate, non mi ricordo, Paglione, perfetto, l'archivio di Stato, ci doveva andare una facoltà, sì. Facoltà, e noi stavamo pensando ad una facoltà umanistica collegata con i beni culturali, per esempio, data la nostra ricchezza di archeologia, e nell'ambito dei beni culturali, perché no, avevamo pensato anche di fare una subspecializzazione, per esempio per l'artigianato, e quindi ridare vita anche a quei negozi di artigianato che nei decenni passati hanno caratterizzato Chieti. Io penso per esempio alla zona di Santa Maria, il quartiere Trevigliano, in cui c'erano artigiani molto valenti, che le cui attività adesso sono ancora in mano a dei figli della mia età, ultra sessantenni, ma che molto probabilmente, se non incentivati, andranno a morire. Quindi sicuramente ci preoccuperemo di far tornare qualche facoltà umanistica. Allora, abbiamo parlato dell'università, io introduco un altro tema, che è quello invece della sanità, dell'ospedale, perché anche sì, l'ospedale, insomma, a Chieti ha un peso rilevante sanitario chiaramente, ma non solo, anche economico, per tutto quello che ruota intorno. Ecco, da questo punto di vista è chiaro che la competenza sulla sanità penso sia noto un po' a tutti, non è chiaramente del Comune ma della Regione, però il Comune da questo punto di vista come si porrà con la Regione a livello di interlocuzione per far migliorare l'ospedale, che ha tante eccellenze? Intanto io la contraddico in parte, no? Sul fatto del Comune che non ha le competenze. Le ricordo che il sindaco è la maggiore autorità sanitaria, certo, locale, ma non solo, ma è presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci della ASL. E il Comitato Ristretto dei Sindaci della ASL ha un'importanza che lei non può neanche immaginare, fino a indicare le linee sanitarie della ASL e a giudicare l'operato del manager. Se il Comitato Ristretto dei Sindaci desse un responso negativo su quello che fa il manager, e guardi bene, non parliamo solo di ospedale, perché poi parleremo, se lei mi certo, dà tempo, anche la sanità anche del territorio, se desse un responso negativo il manager verrebbe licenziato. Quindi non diciamo che il sindaco non ha poteri. Ora, io dovrei sapere quanto tempo ho per parlare dell'ospedale. In realtà quello che vuole, visto che non c'è la controparte. Ok. Allora, io tralascio tutte le polemiche di becero campanilismo che vengono da destra, va bene, dal destra, e
riparto da quando il discorso del DEA di secondo livello è stato cominciato ad essere proposto. È stato cominciato ad essere proposto dal 21 luglio del 2016, quando un decreto commissariale, perché allora la regione Abruzzo era ancora commissariata, fa un decreto per il riordino del piano sanitario ospedaliero. E tra le varie declinazioni, perché lì c'erano sette ospedali, sette DEA di primo livello, quattro ospedali di pronto soccorso, tante altre declinazioni che adesso non ricordo perfettamente, e c'era il DEA di secondo livello Chieti Pescara. DEA è l'acronimo di Dipartimento Emergenza Accettazione, che è uguale a dire Dipartimento Emergenza Urgenza, e deve avere queste caratteristiche. Allora, deve servire un bacino di utenza che va da 600.000 persone a 1.200.000 persone, deve avere le caratteristiche di rispondere alle patologie tempo dipendenti, cioè persone che hanno ictus, traumi, oppure devono essere operati al cuore, devono raggiungere l'ospedale in un periodo determinato di tempo, e soprattutto avere specializzazioni di eccellenza. Mentre il DEA di primo livello è un ospedale normale, medicina, chirurgia, ortopedia, rianimazione, cardiologia, il DEA di secondo livello deve avere neurochirurgia, cardiochirurgia, neonatologia ed altre specializzazioni di maggiore livello. Ebbene, gli ospedali di Chieti e Pescara, avendo entrambe queste specializzazioni e trovandosi in una situazione unica in Italia, baricentricamente positiva per le patologie tempo dipendenti, erano stati questi due ospedali catalogati come possibili DEA di secondo livello. Bene, detto questo, nel maggio del 2017 la Regione Abruzzo, non più commissariata, fa un decreto in cui inizia l'iter di questo DEA di secondo livello. L'iter viene approvato al Ministero e viene approvato anche le modalità finanziarie. Questo DEA di secondo livello aveva alla sua base 100 milioni di euro per essere fatto, 30 milioni di euro dati dalla Regione immediatamente. Il Ministero dà il suo benestare, però dice: ci deve essere un organismo paritetico tra i due ospedali per rendere effettiva questa operazione, cioè in pratica mettetevi d'accordo in quali reparti volete mettere in ospedale e quali nell'altro. Un anno e mezzo fa, mentre c'era questo discorso in corso, un anno e mezzo fa entra la giunta Marsiglio. E attualmente stiamo ancora aspettando. Il tutto è nelle nebbie dei porti, non solo, ma dei 30 milioni di euro che la Regione Abruzzo aveva messo a disposizione non si sa che fine hanno fatto. Per quanto riguarda la medicina territoriale, le posso dire questo, non voglio incensarmi, però nel 2009, con l'accordo nazionale per la medicina generale, si cominciò a parlare dei poli ambulatori di medicina generale, ovvero sia di raggruppamenti di ambulatori, di medici di base, di famiglia, con gli specialisti, con gli infermieri di territorio, che stessero insieme ad offrire una qualità maggiore sanitaria ai cittadini. Questi ambulatori dovevano essere aperti H12, poi entrava la continuità assistenziale, e l'obiettivo era quello di far sì che il cittadino si sentisse più tutelato, perché poteva recarsi a questi poliambulatori anche in orari in cui l'ambulatorio del proprio medico era chiuso, e soprattutto non andavano in pronto soccorso.
quindi c'era una riduzione dei camici bianchi. Anche qui nel 2018 9 milioni di euro messi a disposizione dall'allora assessore alla sanità Silvio Paolucci, approvazione dell'ufficio tecnico del programma, io ho avuto la fortuna tra gli altri di vederlo, quel piano tecnico, praticamente questi poliambulatori avrebbero occupato l'ex semeiotica medica dell'ospedale Santissima Annunziata, quindi alla sinistra del centro prelievi. La giunta Marsilio ancora non riesce a portarla a termine. Tornerà a chiedere queste cose? Guardi, se divento sindaco tutti i santi giorni starò là, tutti i santi giorni. Ok, allora siamo arrivati agli ultimi 10 minuti di trasmissione, c'è tempo per fare un terzo giro di domande, allora ripartiamo da Alfredo. Sì, ecco, diciamo che la campagna elettorale volge al termine, però sta entrando anche nella fase, diciamo, più intensa. Lì stamattina è stato al mercato, dove fra l'altro ha incontrato il suo avversario, un bellissimo incontro, lo dicono anche le immagini. Ecco, le volevo chiedere, lei in questi tour finali viene accompagnato da Paolo De Cesare, ecco, cosa le sta portando al di là diciamo dell'aspetto strettamente elettorale in termini anche umani di avvicinamento alle persone, la presenza di Paolo De Cesare? Tanta simpatia, soprattutto quando mi mette la sua manona sulla spalla e mi dice vieni qua no, veramente tanta simpatia, abbiamo riscosso tanto successo tra le persone, perché non siamo persone invasive, ci conoscono tutti, e anche coloro che potrebbero non votarci non hanno mai mostrato segni di insofferenza nei nostri confronti, proprio perché non siamo invasivi. Poi figurati, io sono sempre vergognato di mostrarmi al pubblico, quindi... Ecco, ma nell'approccio con le persone è cambiato qualcosa fra il primo e il secondo turno, secondo lei? Le sente più vicine, le sente più interessate alle vostre proposte? Sì, direi di sì, c'è un bel clima, non posso negarlo. Proseguiamo, Francesco. Ferrara, lei durante la campagna elettorale è stato uno dei due candidati sindaco a sottoscrivere le proposte dell'Arcigay Chieti, sì, per rendere la città più inclusiva. Cioè, alla luce anche dell'allargamento, quindi della differenza di ideologie che ci possono essere tra lei e altri membri della sua squadra, su certi temi, proprio come capitano di una squadra, su certi temi secondo lei pensa di poter, come dire, non trattare, cioè, e mantenere queste tematiche fisse, cioè nel senso quei temi sui quali non si discute? Prendo appunto per esempio i diritti civili, su quei 6 punti che l'Arcigay le ha proposto e che le ha sottoscritto. Assolutamente, non solo li sottoscriverei, non ci potrebbe essere nessuno mai che mi convincerebbe del contrario. E il fatto che Paolo De Cesare non l'abbia fatto è perché in quella prima fase ognuno è libero, no, di ragionare secondo non solo il proprio sentire intimo, ma anche, perché no, secondo un problema ideologico. Io ho telefonato proprio oggi al rappresentante della CGI rassicurandolo assolutamente che non avrei mai receduto dalla sottoscrizione di quei punti, quindi tutti tranquilli. Allora, terza domanda anche per Stanislao Liberatore. Che cosa rifarebbe della prima parte della campagna elettorale? Che cosa non rifarebbe sempre della prima parte della campagna elettorale? Ma diciamo che il problema più importante che mi sono trovato a gestire all'inizio è stato quello della comunicazione.
Quindi non rifarei il perdere tempo nella, non so però se sto dando la cosa giusta che lei voleva. Prego. Nel senso che io c'è stata una prima parte della mia campagna elettorale che è stata un po' naif, un po' diciamo spontaneistica. Ecco, nel momento in quindi cui... non l'ha soddisfatta questa prima parte? Sì, fortunatamente è durata poco, qualche settimana, però ci ho sofferto un pochettino. Nel momento in cui ho fatto il contratto con l'agenzia di comunicazione siamo partiti, e d'altronde penso che sia sotto gli occhi di tutti, soprattutto sui social e quant'altro, hanno lavorato benissimo e li ringrazio pubblicamente, e è andato tutto, è filato tutto liscio. Secondo me il momento o i due momenti di svolta sono stati caratterizzati proprio dal regime pieno dell'agenzia e della campagna elettorale e del mio primo comizio fatto a Piazzale Marconi a Chieti Scalo, dove probabilmente mi sono sciolto. Voi dovete capire una cosa, che io per 40 anni la mia attività è stata quella casa, ambulatorio, parlare con i miei pazienti. Mi ero un pochettino sciolto nei 5 anni di consigliatura, perché ho visto insomma che attorno a me, anche se io sono un nanetto, non ci fossero grossi giganti, insomma, quindi mi sono reso conto che anch'io potevo dire la mia senza vergogna e senza remore, e quello è stato un primo là. Però quando mai ho fatto un comizio? Io, mia moglie lo sa che mi stavo sentendo male, insomma, a Piazzale Marconi, e stavo dando i numeri, insomma. Poi è venuto spontaneo e ho detto, ce la puoi fare. Grazie. Allora, siamo arrivati praticamente in chiusura di trasmissione, lo dico a beneficio di chi magari si è messo in visione e in ascolto solo a trasmissione iniziata, e lo ridico ancora. Il senatore Fabrizio Di Stefano ha deciso di non partecipare a quello che doveva essere un confronto con Diego Ferrara, candidato del centro-sinistra, Di Stefano candidato del centro-destra, e dunque ecco perché c'è accanto a Ferrara una sedia vuota e una parte della platea è vuota, perché era riservata chiaramente alle persone che Di Stefano avrebbe voluto invitare e portare qui con sé. Questa è una precisazione doverosa, come altrettanto doveroso dirvi che noi abbiamo cercato in ogni maniera di portare a termine, insomma, questa trasmissione con entrambi i candidati. Purtroppo non ci siamo riusciti, è stata un'occasione persa, credo, per tutti, soprattutto per voi telespettatori e per la città di Chieti. Siamo ai ringraziamenti finali, quindi mi corre l'obbligo ringraziare ovviamente i colleghi che hanno con me portato avanti questo dibattito: Alfredo D'Alessandro del Messaggero, grazie a te per l'invito, Francesco Colagreco, Chieti Today, grazie a te, e Stanislao Liberatore, Metro News 24. Grazie a voi, buonasera, grazie. Grazie chiaramente ancora una volta, grazie al pubblico che ha assistito a questa trasmissione, grazie a Diego Ferrara, grazie a voi. Io in bocca al lupo per questi ultimi giorni di campagna elettorale, ci vedremo poi il giorno dello scrutinio, quando saremo di nuovo in diretta per seguire il voto, non solo a Chieti chiaramente, anche ad Avezzano, che è l'altro comune al ballottaggio. Io vi ringrazio per averci seguito, l'appello del candidato si ferma qui, promesso, anche perché non ci sono altre occasioni per questa trasmissione, che tornerà chiaramente nelle prossime tornate elettorali, a primavera prossima, se tutto andrà bene, noi ce l'auguriamo anche sotto il profilo Covid. Prima della sigla vi invito a vedere questa bella clip di Palazzo De Maio, e ci ha ospitato in questo bellissimo teatro Giardino. Ci ha ospitato anche per le altre trasmissioni che abbiamo fatto proprio qui da Palazzo De Maio, e dunque corre l'obbligo ringraziare anche Fondazione Banco di Napoli per averci messo a disposizione questo gioiello di Chieti Alta. Ringrazio anche
chiaramente tutte le persone che hanno lavorato a questo evento, l'Extreme Service che ci ha dato una mano con luci e audio, poi i miei colleghi tecnici Claudio Di Giacomo in regia a Silvi, Maurizio Dagui qui in regia a Chieti e poi Roberto Pulimanti e Loris Bennato alle camere. Chiaramente un ringraziamento anche a tutta la struttura di TV6. Alla direzione Mauro Di Pietro, all'editore Quintino Pallante e a me non resta che ringraziarvi ancora una volta e augurarvi una buona serata e buon voto.